Adesso diamo la linea a Luigi Di Maio, che sta parlando in questo momento in occasione del Restitution Day dal Senato. Abbiamo contribuito a creare il fondo per il microcredito, che in un anno ha già erogato finanziamenti a 1.800 nuove o nuovissime imprese e creato 4.500 posti di lavoro. Questo è un concetto importante, cioè noi non chiediamo ai cittadini di ipotecarsi la casa, non chiediamo ai cittadini di impegnare il quinto dello stipendio del loro padre o della loro madre o la pensione del loro nonno. Noi vogliamo soltanto che ci presentino un'idea valida e se quell'idea è valida viene finanziata e scommettiamo su quell'idea. Questa non per forza deve essere un'idea delle banche private. Le banche private facciano le banche private, però vedo Dino Alberti, Alessio Villarosa e tanti altri che si battono in questo Paese per una banca di investimenti pubblici, perché dove non arriva il privato, lo Stato deve investire dal punto di vista delle idee valide senza stare a far parametrare le varie garanzie, quanto sei bancabile, quanto sei a rischio. E vedere anche ieri Confindustria che attaccava l'atteggiamento delle banche mi fa pensare che siamo arrivati abbastanza al capolinea e servono nuove norme per permettere a chi ha una valida idea di accedere ad un prestito senza giocarsi la casa o tante altre garanzie. Questo è un punto fondamentale del nostro modo di pensare questo Paese. Ora, un'operazione di fiato sul collo ai ministeri. Chi ha seguito questo progetto sa quante centinaia di persone ci abbiano lavorato. Io non ringrazio i parlamentari, perché se ci ringraziamo noi vuol dire che ci stiamo autocelebrando, e lo ha già fatto il capogruppo, nel senso che noi abbiamo fatto il nostro dovere, cioè abbiamo restituito i nostri stipendi, l'abbiamo promesso ai cittadini e lo abbiamo fatto. Però c'è tutto un altro universo di persone che mi sento di ringraziare, perché non era scontato far partire questo progetto. Da quando i senatori sono riusciti a far approvare il famoso emendamento che permetteva ai cittadini di fare bonifici al fondo del MISE fino ai regolamenti attuativi. Quindi io mi sento di ringraziare sicuramente i funzionari del MISE che ci hanno aiutato, il Mediocredito Centrale, tutti i dipendenti dei gruppi parlamentari e collaboratori che hanno partecipato, gli istituti di credito che hanno scommesso su questa cosa, perché se ricordate l'anno scorso erano pochissimi gli istituti di credito che partecipavano al progetto del microcredito, i consulenti del lavoro, quelli che hanno collaborato sono stati essenziali, i commercialisti e per chi lo conosce, io faccio solo un nome perché ognuno ha messo un mattoncino, ma sapete bene che il collante di questi mattoncini è stato Salvatore Barca, non dico chi è, ma lo ringrazio per quello che ha fatto. Dopo aver sollecitato il sistema bancario, possiamo dire che oggi esistono 10.000 sportelli bancari a disposizione dei cittadini per accedere al microcredito. Significa che chi vuole aprire un'impresa con i nostri soldi può andare in determinati sportelli bancari, può pretendere di non dover esibire garanzie reali, può pretendere di non dover avere dei rapporti specifici con la banca e può chiedere di accedere ai 25 o 35 mila euro. La notizia del giorno, e che è quella che serve anche a smentire i nostri detrattori, è che da oggi, anzi da ieri se non sbaglio, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico esiste l'elenco di tutte le 1.800 imprese che hanno avuto accesso al microcredito e sarà aggiornato ogni 3 mesi. Così, per chi non ci credesse, può prendere questo elenco, prendere l'impresa, andare nel negozio, nello studio professionale o nell'industria e dire: ma è vero che tu hai aperto con i soldi degli stipendi dei parlamentari del Movimento 5 Stelle? Vedete che cosa vi rispondono e capirete che questa non solo era un'idea valida, ma è anche un progetto reale che si è attuato nel Paese. Questi sono invece le dislocazioni, che effetto hanno avuto nell'economia i nostri stipendi, il fondo per il microcredito alle imprese. Ecco, sono così distribuiti. Il 60,5% è andato in esercizi commerciali, negozi. Ce ne sono di tutti i tipi. Dopo vi presenterò sia qualche negozio, sia qualche piccola industria impresa e poi i servizi. Ci sono anche molti studi professionali che sono nati
da professionisti che si sono aggregati grazie ai 25-35 mila euro e, come vedete, l'importo dei finanziamenti è 39.692.765 euro, che è molto di più dei 17 milioni di euro, semplicemente perché il fondo agisce come una garanzia e quindi ha creato un effetto leva per 5, ovvero ogni milione di euro che mettiamo sul fondo vale 5 milioni da erogare alle imprese e ovviamente le rate rientrano. Io voglio chiarire una cosa, noi eroghiamo il microcredito non per fare beneficenza o per erogare finanziamenti a pioggia, ma perché vogliamo dare un po' una boccata d'ossigeno ad imprese che investono, fanno business e restituiscono il credito, altrimenti entriamo in dei meccanismi che hanno affossato il mercato in passato con i famosi finanziamenti a fondo perduto. Il microcredito ha altre grandissime opportunità che dà agli imprenditori, perché non è che gli diamo soltanto i soldi col fondo del Mise su cui noi non abbiamo nessuna discrezionalità, ma il microcredito si premura anche di seguire colui che è stato finanziato per tutto l'arco del tempo che riceve il finanziamento e che lo deve restituire. Quindi se è per 7 anni che devi restituire il credito, hai 2 servizi di assistenza e monitoraggio, che significa che c'è un funzionario che viene da te e ti chiede come sta andando il business plan, se lo devi correggere, se lo devi migliorare, se lo devi rilanciare, perché l'obiettivo è fargli restituire il credito, ovvero far andare bene l'impresa. E quindi questo è un sistema anche di assistenza all'impresa e non solo di finanziamento. Tutti dicevano che fossimo dei pazzi perché non chiedevamo garanzie reali, davamo prestiti su 7 anni e per noi valeva soltanto l'idea. E tutti quanti hanno insinuato. Ecco, torniamo in studio, adesso diamo la linea alla regia per qualche